16,40 euro. Famo una caciarata che l'assaggiatore si deve attrippare. Lo famo vedere bene, lo famo quasi sentire che è mano. Ah beh, lì siamo rimasti da kitchen, che oggi l'assaggiatore vi fa vedere un assaggiatore pulito, un assaggiatore very well, extra well, con healthy food. Dico, che c***o dice assaggiatore? Invece del panino e pasta asciutte, una cosa un po' più salutare, healthy food proteins. Vieni, vieni. Grit. Passo io. Componi la tua wrap. Questi fanno i centrifugati di frutta e verdura. Io avevo fatto un centrifugato di trippe e faccioliche e codiche, aromatizzato di mantuccia romana e un crunchy di bruschetta proprio al pomodoro. Io voglio farmi il plate. Il plate è questo bel piatto con una base di cereali, una proteina e tre topping. Base cereali, riso plasmato. Scegli una proteina: gamberi, porpo, salmone selvaggio. I gamberi. Un riso basmati con i gamberi, c'è i tre topping, sedano, funghi, mandorle, avocado, ciliegino. Che ci potremmo mettere come topping? Melanzana a forno, mirtillo, nocciole venere, finocchio, pomodoro roast, Philadelphia light, scaglie di parmigiano, zucchine al forno. No, allora facciamo un'altra cosa. Se ci mettiamo invece dei gamberetti, ci mettiamo il porpo. In questo caso io ci metterei un topping di patate al vapore. Quindi porpo e patate, che ci sta bene. Regà, non ho visto bene, pensavo potevo mettere tre proteine. Ci mettiamo però tre dressing, topping, le patate al vapore con il polpo, polpo e patate, riso, ci può sta. Mo, io perché qua non c'ho una live, se facevo una live mi dicevate al volo che ci mettiamo, i ceci e la burrata. Senti che sto fanno in piscio infinito. Burrata, ceci, patate e polpo. In questo caso io i dressing li eviterei, perché c'è sta una burrata a mezzo. Desideri del pane, una focaccetta bianca proprio per... Ah, extra proteine, fermate, fermate. Allora ci buttavo un mezzo il gamberetto. Ok? Voglio fare questa cosa. E io penso proprio che va bene così. 16,40 euro. L'aggiungiamo all'ordine, si vede dal carrello. Eccolo qua, regà. Guarda, questo è quello che ci avevamo messo, eh. Non so, ho voluto fare una cosa proprio mia, proprio. Quello mi ha passato per la capoccia. Nome dell'ordine. C'ho sempre difficoltà con sto touch. Non sto a dieta, a meno così. Ordine completato, ritira la cassa per completare il pagamento con carta, così a me non mi dite se è andata a scroccare un'altra volta. Pagato in cassa, quindi mi raccomando, Beh, è stato fatto questo video illustrativo per il fruttariano, per il vegetariano, il vegano, chi se mangia i poke, chi se mangia, che ne so, il sedano condito con l'aria fritta, bacche di ribes sentite nel mirtillo orientale, c'è stato un sacco di cose. Io ho fatto una poke un po' più diversa, un po' più famo una caciarata che l'assaggiatore si deve attrippare. A me piace mangiarci perché niente, ne mangiamo e vediamo com'è. Lo famo vedere bene, lo famo quasi sentire che è mano. Grazie amico mio, vi dico che così me la vorrei mangiare. Me la mangio un po' volentieri, perché a me mi serve la proteina, mi serve proprio gasolio, proprio quello per mettermi che cavia al collo e cuore, camminare e non mangiare un'altra volta. Cioè, ceci, patata al vapore, burrata, gamberetto, polpo e riso plasmato. Guarda, regà, che se c'erano 3 litri d'olio e un panetto di burro, sta ricetta l'ha potuta pure a Giorgione. Vedi, mi hanno portato la focaccetta bianca, che questa serve per ammappare un po' tutto il mappazzotto. Una poke per quelli come me, quindi quelli che piace mangiare. C'è poke e tocca mangiare pure poke? No, no, famo che sto poke alimenti. Un po' di sale. Dove una zozzata, regà. Burratina niente male, ragazzi. Io voglio vedere sto piatto nelle prossime uscite del gambero rotto. Io mi volevo mangiare una bella carbonara matriciana. Bombe! Chi è? Domani posso andare a mangiare. Anzi, a Tommy, fa una cosa. Faccia un piatto con sta roba. Se le piace lì, se faccia il piatto. Te sto sfidando. Fammi tanto sei forte. Oh, ma lo sai che non è male per niente? Ho fatto un bel intruglio. Tutta sta roba grassa ti fa male al cuore, ti fa male al fegato. Ecco, oggi è mangiare roba salutare, tiè. Vedi come vi saluto? Lo sai perché ho messo le patate? Che da toppa. Sì, no, io con piatti di risarello, ma che ce faccio? Rido. Non gli avrei dato una lira io. Perché vedi che... Ma non loro, perché poracci, perché... Alla cosa healthy. Io quando vedo la cosa healthy sono un po' snobby. Sono divento snobby quando vedo l'healthy. Poi quando vedo invece il gravy, divento gravy pure io. Però, raga, vedo di che la roba è fresca, buona. Cioè, i gamberetti sono buoni, il porco è buono.
a burrata buona, il riso cotto giusto, il cecetto, chi magari mangia un po' come me e magari le fa corpo, porta una donna, che ne so, che dici, sai, questa poraccia mangia gluten free, vegan free, vegetarian free, healthy free e tu te mangi la curatella, te fai una cosa del genere, intanto mischi, intanto gli impasti così, e vedi, pure io mangio le poche e te la fai col porpetta a burrata. Queste sono tattiche da segnare, eh? Comunque vi ripeto il posto, ragazzi, stiamo a Amsterdam e sto in vetrina, faccio l'uomo di strada che mangia in vetrina. Qua è differente, è un porn un po' più food, quindi un food porn, entri, paghi e ti metti a mangiare con me, ma te pare poco? Non ho capito. Più porn di questo. L'unica cosa che non vi ho parlato è di questa. Ci avete fatto caso? Un po' succede, penso, credo, eh? Ma... è un po' secca. Magari ha preso un po' d'aria assallata, ci sai. Però, magari un'attenzione in più. Non mi piace. Fatelo la vita da proprio. E vediamo al prossimo video sempre qua. Dai, regà.